tutto pronto all'AMA, l'azienda di trasporto pubblico locale del comune dell'Aquila, per la ripartenza del servizio degli autobus previsto per lunedì 4 maggio. Dalle prime ore del mattino, autobus in allestimento nel deposito di Pile, dove gli operai stanno sistemando la segnaletica informativa per gli utenti. La regola aurea è la distanza di sicurezza e mascherina obbligatoria. Cartelli con divieto di seduta, indicazioni di posizionamento della persona e memorandum su numero di posti e regole generali sono presenti e in bella evidenza su tutti gli autobus. È appena finita la giunta regionale, abbiamo approvato una delibera interamente dedicata al trasporto pubblico locale che contenente due allegati. Un primo allegato relativo alla fase 1, cioè tutto quello che è stato fatto sino ad oggi durante la fase di emergenza per il trasporto pubblico locale con le società AMA e Centro Turistico del Gran Sasso. Un secondo documento relativo alla fase 2 che partirà da lunedì. Quali sono gli obiettivi e la finalità di questo documento? Riorganizzare il servizio di trasporto pubblico locale e garantire la sicurezza sia degli autisti ma soprattutto anche degli utenti. Quindi sono contenute una serie di misure a cui si devono attenere autisti ed utenti. Tutti gli utenti avranno l'obbligo di portare la mascherina, di rispettare le distanze e inoltre per ogni autobus a seconda delle dimensioni sono state stabilite le capienze massime. Massimo gli autobus potranno contenere 12 persone. Sono stati segnati posti sia a sedere e sia in piedi. Queste sono le misure più urgenti. Si sta lavorando anche sul terminal, nel pomeriggio sarà fatto un sopralluogo perché anche lì saranno adottate delle misure relative alle distanze sociali, alla previsione di entrate uscite separate, stessa cosa che è stata fatta anche sugli autobus. Stiamo lavorando sodo proprio per dare delle risposte ai cittadini che si vogliono sentire sicuri in questa fase 2 che presenta sicuramente delle incognite a cui noi ci vogliamo sentire pronti.